Buonasera e benvenuti in questo nuovo video. Prendo spunto dal video fatto da Simone Ippolito, o comunque sia trasmesso da lui sul suo canale, riguardante il volo LA8073. Questo che vedete è un Boeing 777, ho preso i dati della compagnia, vedete? LATAM Airlines Brazil è la più grande compagnia aerea brasiliana e come flotta hanno i moderni 777-300 Extended Range, che sono come, hanno la bellezza di 410 posti tra Economy, Premium e J sarebbe Business, non hanno la First. E questo aereo ve lo faccio vedere più da vicino. Eccolo qua, è l'aereo a due motori bigetto più grande e con i motori più potenti al mondo, che sono per l'esattezza i General Electric. Aspettate, vi prendo la specifica tecnica. Eccoli qua, vediamo se lo scrive anche qua. Sono i Ginanti 115B. Questi sono dei motori potentissimi. Che hanno una spinta, ora ve lo dico subito. Al decollo di 514 Nm massimo, quindi sono diviso 1023 per 230, hanno una spinta che è libera, raggiunge 100, appunto 115 mila, sono mi pare esattamente 115.300 libbre, che sono in tonnellate circa. Vediamo 52,3 tonnellate e la massima possibile per quel motore sarebbe circa un 10% in più, quindi sarebbero 58,1 tonnellate di spinta a motore. Questa non è una pratica rarissima, è abbastanza rara, sì, però succede. Tipo nel 2009 un A340-300 tornò all'aeroporto subito dopo il decollo e aveva vaporizzato in aria 53 tonnellate in 11 minuti. Di solito lo si fa per un caso di emergenza, in quando si deve ritornare all'aeroporto. Vedete, qui è partito dall'aeroporto di Malpensa e praticamente cosa ha fatto? Ha fatto questo piccolo ghirigoro per poi andare verso questa holding, che l'ha fatta più volte, e ho guardato, aspettate un secondo, l'unica possibile in questo caso, decollando avendo Vercelli qui e avendo Malpensa lì su, è questa holding qui, che è attestata in realtà su questo punto, però lui non so perché, stranamente l'ha fatta, è una holding diciamo di rotta, infatti si può fare fino a 20.000 piedi, con un'inclinazione di 59 gradi e una velocità di 310 nodi, però che sono ovviamente nodi, dovrebbero essere nodi indicati ovviamente, e quindi velocità indicata, però non capisco lui perché l'abbia fatta orizzontale, boh, forse è stato autorizzato, non lo so, forse non c'era traffico, e poi si è riportato, vedete, ha fatto tutto questo ghirigoro. Così è entrato, vedete, su questo punto sempre, è entrato con un'entrata a 45 gradi, si è messo in holding e poi si è riportato all'atterraggio a Malpensa. Probabilmente avranno avuto un problema tecnico. La quota massima che è stata raggiunta è stata di 1600. Allora, questa è la velocità e questa è la quota, 1800 piedi, quindi si è mantenuto basso, ecco perché l'hanno visto bene, a 6000, 1800 sono praticamente circa 5000 piedi, si è mantenuto e la velocità, come vedete, si è mantenuta abbastanza costante, si è mantenuta intorno ai 400 all'ora, quindi 220 nodi massimo, non ha accelerato di più. Vediamo se fa anche il replay. Ecco, sì, si è fatto il replay, aspettate. Così ve lo faccio vedere in diretta se mi riesce. Allora, eccolo qua, eccolo qua. Allora, aspettate, lo metto meno a velocità
caricata. Allora, ok. Ah, ok, velocità per 10, per 50, per 10, ok. Allora, Malpensa è lì, Vicenza è lì, ok. Lo mandiamo un secondo. Ok. Replay. Vedete, decollato. Decollato, se ha dichiarato emergenza, ha fatto un piccolo grigoro per sottovettoramento e poi si è diretto. Vedete, ha una quota costante. Se io faccio stop, vedete, se io faccio pausa, vedete che l'aeromobile avevano questo 446, non sono nodi, sono chilometri all'ora dovrebbero essere, perché non è, vedete, è la quota in metri. 446 sono, allora 1800, facciamola precisa, 1800 diviso 0,3048 sono 6000 piedi, ho sbagliato di poco, ho fatto a memoria, e la velocità in nodi si è mantenuto a una velocità di 240 nodi. Probabilmente perché l'ha fatto perché era pesante e quindi i 240 nodi, vi ricordo, sono sempre indicati e lui lì non ha messo flap, quindi devi mantenerti per forza a una velocità abbastanza alta, se no non ce la fai. Vediamo un momento lo storico della velocità, un secondo, vado indietro. Qui, allora, lui ha fermato la salita a 1800, vedete qui l'incremento è stato. Quindi lui proprio subito dopo il decollo stava procedendo per la partenza strumentale e ha subito interrotto per poi dichiarare praticamente emergenza. Ora vediamo cosa ha fatto, come vediamo, lui è andato verso nord-ovest. Allora, Lima, India, Mike, Charlie. Charts, vediamo, Standard Instrument Departure, vabbè, facciamo le tutte, no, no, anzi, facciamo una cosa più veloce, New Flight, ok, AD, ok, così mi fa vedere tutte le procedure che ci sono. Ok, così me lo fa vedere lui in automatico, non mi sto nemmeno a scervellare io. Pista, non lo so, mettiamola 35 right, tanto penso varia poco. Vari poco, insomma. Ok, 35 right. 56 departure, porca miseria. Oddio, è un aeroporto bello denso. Allora, vediamo. Oddio, ok. Allora, lui ha fatto questa qui, rossa. Questa qui ha fatto, sì, che si chiama, allora, ok, aspettate che deve inserirla, ok, l'ha inserita, vediamo, sì, è una procedura lunghissima, allora era già in procedura lui quando ha fatto questo, quindi non si è inventato niente praticamente. Ha fatto la sua bella procedura, che vediamo dove prosegue. Allora, un secondo, la porto giù, vai. Aspettate un secondo, non sta ricaricando. Ok, quindi lui ha fatto questo ghirigoro perché probabilmente gli hanno fatto finire la procedura. Eh sì, l'hanno fatto interrompere verso Novara, dove c'è il, questo cos'è, un VOR, DME, sul DME, e poi gli hanno fatto fare un ghirigoro per probabilmente vettorarlo e probabilmente per direzionarlo in modo che lui potesse scegliere la holding, mentre lui avrà detto torno subito in aeroporto, gli avrà detto anche che doveva fare un holding, essendoci qua delle zone anche vedete rosse, quindi sono zone dove tipo questa che cos'è? Probita, vabbè, ma è bassa questa tanto. Questa qui che cos'è? Ristretta. Insomma, probabilmente gli avranno detto che quello era l'unico posto disponibile, che ora ve lo faccio vedere qua. È questo qui, questa holding qui, che si attesta sul punto di 200, mi sembra sia questo, di 239p. È waypoint.
dell'aeroporto di Lima India Mike November. Vediamo. Di Cameri, sì, è un holding dell'aeroporto di Cameri, praticamente. E gli avevano fatto fare questa e poi lui si è riportato verso Malpensa. È una cosa che succede se voi fate un calcolo matematico. Aspettate un secondo. Ok, se voi fate un calcolo matematico vedete che se l'aeroplano ha liberato 53.000 kg in 11 minuti, data la densità del cherosene di circa 0,8, sono circa 6.000 litri, diviso 2, 6.000 ali, sono 3.000 litri al minuto di cherosene di asparato. Quindi mi sembra strano che lui nel video dice fa un sacco di holding, ma probabilmente non avrà spruzzato fisso, o perché devi fare il dumping solo in certe zone dove non ci sono grossissimi agglomerati, e quindi probabilmente lui qui si stava probabilmente non dirigendo, ma era già in holding, e poi non avrà fatto tutte le holding in dumping. Probabilmente avrà fatto un dumping fuel nei tratti rettilinei e penso anche in virata, però comunque sia, dato che è un holding, vedete. Aspetta, vi devo prendere la procedura, se no non lo... Length 7 miglia e lungo 7 miglia questo, quindi se voi fate 7 miglia diviso l'aeronautica, purtroppo è tutto calcoli, alla 240 nodi a quella quota sono circa 260, perché sono 287 nodi circa, a 10.000 piedi 250, quindi per 240 sono 276, quindi facciamo 276 più 200, anzi meno, scusate, meno 240 sono 36, quindi 240, facciamo la metà circa, sono più o meno 260 nodi, quindi 7 diviso 258 per 60 sono un minuto e mezza, sono un minuto e mezza circa, un minuto e mezza più la virata, sono standard, sono praticamente 3 gradi al secondo, farsi 360 gradi sono 120 secondi, quindi sono 2 minuti più 3 minuti circa, sono 5 minuti di holding. Ora, se lui, considerate che un Boeing 777, torniamo al nostro bel Boeing, carico utile, può avere un peso massimo al decollo di 350 tonnellate, e il carburante sono 180.000 litri, quindi 180.000 litri sono praticamente 47.000 galloni. Mettiamo che lui deve rientrare del peso massimo all'atterraggio, peso massimo al decollo sono 350 circa, all'atterraggio sono 200, sono 100 tonnellate. 100 tonnellate sono più o meno, per riportarsi col massimo landing weight, sono 125.000 litri, a 6.000 litri al minuto, no, sono 20 minuti, 20 minuti diviso 5 sono 4 holding. Più, qua però mi sembra che ne abbia fatto più di, vedete, se voi fate zoom vedete che ne ha fatta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 holding ha fatto, e probabilmente avrà atteso per i controlli tecnici dopo aver finito il dumping e poi per riportarsi, quindi tutta sta manovra sarà durata occhi e croce, qua dice che è durata dalle 13.26 alle 14.37, quindi un'ora e 11, sì, sì, è durato parecchio, perché comunque l'aeromobile ha percorso parecchi chilometri, diciamo, a una velocità anche relativamente bassa, e niente, vi volevo riportare anch'io il... e considerate che comunque le compagnie pagano bello caro il cherosene. Costa, se non erro, in America veniva al gallone qualcosa come 5 dollari, un 6 dollari a gallone, e quindi se uno ovviamente vaporizza in aria 100 tonnellate è comunque una bella spesa per una compagnia aerea, soprattutto perché la LATAM è una
È vero che è la più grande compagnia aerea, però comunque sia brasiliana, però comunque sia è una bella perdita, perché il volo comunque, prendendo il volo, doveva arrivare a San Paolo, quindi insomma, a farsi l'Atlantico, insomma, non è a poco. Di volo dovrebbe essere circa, ora vabbè, considerando il fuso, l'arrivo alla partenza alle 13.07, arrivo a San Paolo, quindi San Paolo ora Greenwich Mean Time. Allora, San Paolo alle vediamo, ora esatto, attuale a San Paolo sono 5 ore meno di qua. Sì, 5 ore meno dell'Italia, 21 meno 16, 5, quindi sono 5. Il volo doveva praticamente partire. Allora, dov'è che l'ho visto? Allora, no, ci ho impiegato, ho sbagliato io. Quindi ci arrivo al gate in atterraggio, no, una cinquantina di minuti ha impiegato. Vediamo quanto lo storico. Aspetta, se da. Aspetta, martedì. Eccolo, questo qui tipo. Vabbè, facciamo 13.20, è arrivato alle 13.20, alla partenza è decollo 13.45, in atterraggio 19.50, quindi se è partito qua alle 13.45 ed è atterrato lì alle 19.50, le 19.50 vanno sommate. 19 vanno sommate alle 5 ore, quindi sono praticamente come se fossero le 24:50, a cui sottrarre a questo punto l'orario di decollo 13:45, togliamo questo, 13, quindi 24 meno 13, 11 ore e 5 minuti, circa 11 ore e 5 minuti di volo, insomma, non è poco, sinceramente, comunque sia, come volo vedete è bello lungo perché deve andare, diciamo non è proprio controvento, perché lui comunque va verso, più che altro verso sud, sud-ovest, però insomma, i 20 conto ce l'ha, sinceramente. Quindi aveva un bel po' di carburante, quindi è normale comunque che un aereo così grosso, onde evitare problemi al carrello principale, in atterraggio, svolga questo tipo di manovra. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.